Allora, ragazzi miei, dovete sapere che io sono del 96, il che vuol dire che faccio parte di tutta quella categoria di persone che si è vista i cartoni degli anni 90 in poi, il che vuol dire che quei cartoni degli anni 90 sono tipo Superman, Sailor Moon, i Pokémon, no, le Mew Mew, le Melody, Doremi, le Totally Spice, poi personalmente. Cioè, io ero una femmina, quindi quelli mi vedevo. Quello che vorrei farvi capire è che comunque sia, faccio parte di quella categoria di persone che ha vissuto con quei cartoni secondo cui tu vedi una persona, ne vedi un'altra uguale, identica, stesso taglio di capelli, stesso colore degli occhi, è lei, ma gli cambi l'acconciatura, si mette un paio di occhiali o si cambia i vestiti. E diventa completamente un'altra persona. Ora tu dici, beh, vabbè, dai, siamo bambini, noi ce ne rendiamo conto, ma non ci stiamo a fare troppe domande sulla stupidità dei personaggi. E dici, come fai a non rendertene conto? Com'è possibile che Ash Ketchum dei Pokémon, dopo 25 anni che va avanti quella serie, ancora non si è accorto che il Team Rocket a ogni benedetta puntata si cambia i vestiti e gliela fa sotto il naso? Poi tutto questo per prendere un Pikachu, porca vacca, cioè non è per niente, ci sono 30 miliardi di Pokémon al mondo, inizialmente erano 150, ora sono diventati 6 milioni, 1 su 2, 6 milioni, ragazzi miei! E che tra l'altro non c'entra niente col discorso, ma ho scoperto che nella versione del manga Jesse e James erano sposati, però stiamo divagando. Andando avanti con le generazioni ci siamo resi conto che effettivamente i cartoni stavano cambiando, nel senso si sono accorti che ai supereroi non bastava cambiargli il vestito e cambiargli l'acconciatura per renderli irriconoscibili. Quindi di base lì c'è stato il distacco che o sei supereroe o sei persona, o nel momento in cui diventi un supereroe cambi completamente aspetto e ci sta. Ma un giorno bellissimo nel 2014-15, non mi ricordo nemmeno quando uscì lei. Buon salve a tutti i bimbi di 4P e Centipodi, sono Filodoro e oggi andiamo a parlare di... No, ragazzi, niente, sentite. Perché? Miraculous Ladybugs, una serie franco-giapponese che già dal nome è un programma. Franco-giapponese perché in realtà il creatore era francese e il fumetto francese effettivamente è una cosa con i contromarroni. Il problema è che non so per quale motivo, non so se per motivi economici o per questioni di stile o non so che altro, hanno deciso di incrociarvi, insomma, di chiedere aiuto ai giapponesi, che ovviamente i giapponesi hanno gli anime e gli anime sono tutta un altro par di maroni. Non è per niente, ma Miraculous Ladybugs è uno shonen con accennamenti lievemente shoujo, il che vuol dire che la grafica dell'anime, perché hanno fatto anche la versione anime completamente in 2D, non è bella! Ma porca miseria, perché devono aggiungere, devono incrociare le capacità, il corpo, la tonicità di un corpo che effettivamente sarebbe programmato per tirare pugni, per combattere, con gli occhi grossi così, squadrati, sconclusionati, completamente sproporzionati, pieni di stelline, di galassie, di arcobaleni, di unicorni che volano, dei shonen. Ovviamente il risultato non è bello. Oltre al fatto che comunque sia un minimo doveva rispecchiare anche la tradizione della grafica francese, quindi il risultato è venuto una cosa tipo troppo spigolosa, lievemente un po' bambolesca e un po' così. E personalmente ringrazio qualsiasi divinità esistente che effettivamente non l'abbiano fatto diventare un anime con quel tipo di grafica, perché ve l'assicuro, la serie è bella. Devo ammetterlo, magari non è quel tipo di serie che effettivamente ti prende del tipo Dio mio, però comunque sia è carina. Ora vi spiego un po'. Miraculous Ladybugs riprende un po' effettivamente il concetto di supereroe degli anni 90, cioè della serie tu vedi una persona, si mette una maschera, è tutta un'altra persona, diventa irriconoscibile, un po' come gli Incredibili. Quale cavolo di motivo se tu ti metti una maschera sugli occhi non nessuno ti riconosce, nemmeno tua madre ti riconosce, come fai? Mi sto volendo su questo piccolo dettaglio, che piccolo non è un cappero, però vabbè, anche perché solo su sto dettaglio che si basa l'intera serie, perché se in questo tipo di serie i personaggi fossero poco a poco più svegli o poco a poco più intelligenti, si risparmierebbero tante, ma tante pippe mentali che si farebbero, che si sono fatti in tutto il resto della serie. Comunque sia, la serie può essere presa bene sia individualmente
interamente, nel senso episodio per episodio, sia nel suo intero. Questo perché effettivamente non è una cosa che di sé per sé ha una trama lineare. Puoi vedere gli episodi sia spazzati sia effettivamente nel loro ordine. L'unica cosa è che ovviamente l'ultimo episodio ti fa rimanere da schifo, perché rimane in una maniera più aperta che non si può. Questo perché durante la serie vediamo appunto questi due ragazzi, che poi ovviamente sempre puntualmente adolescenti, ovvio, è Marinette e Adrien, che vestono contemporaneamente i vestiti di Miraculous Lady Bugs e Chat Noir, ambientato ovviamente a Parigi, perché la serie comunque sia è francese, quindi ovviamente è ambientata a Parigi, ma una volta che New York rimane salva la facciamo ambientare a Parigi. Oh! Nella base di Se per sé semplice, questi due supereroi hanno dei Miraculous, che sarebbero dei piccoli animaletti, rispettivamente una coccinella e un gattino nero, di cui una ha il potere della fortuna, quindi vuol dire che qualsiasi cosa fa va bene, gli va bene, ha un bucio incredibile. L'altra invece puntualmente fa casini, quindi però rimane un gran pezzo di figo. E non è che poi effettivamente all'interno della serie, nel senso come lo fanno loro, non è che effettivamente sia uno di quei personaggi tipo Sesshomaru, dove tu lo vedi e sbavi proprio tipo riflesso incondizionato. Il problema sono le fanart, sono sempre comunque le fanart che diventano un figo della madonna, però vabbè. Tu arrivi ad amare questo personaggio per il suo carattere. Questo perché Chat Noir è follemente innamorato di Lady Bugs. Rispettivamente, ovviamente, Adrien è innamorato di Lady Bugs. Il problema è che Adrien, nel momento in cui vesti i panni di Chat Noir, diventa tutto così un po' il bel dannato di turno. Invece Lady Bug non si fila per niente Chat Noir, perché Marinette è innamorata di Adrien, che rispettivamente lui non se la fila, perché ovviamente si va dietro alle divaghe. Allora, come se già tutti i casini adolescenziali non fossero abbastanza, i due si ritrovano a lottare contro un terzo Miraculous, che se sarebbe Papillon, ossia il Miraculous della farfalla, che ha questo potere strano di creare delle farfalline che in un certo senso quasi ipnotizzano la gente in un certo senso, è una cosa un po' strana. Questo perché lui ci parla con loro, è come se facesse risalire la parte arrabbiata, la parte peggiore delle persone, per far diventare la rabbia il loro potere. Quindi di fatto loro non fanno altro che di esorcizzarli da questa farfalla, far diventare la farfalla buona e far calmare la gente, fargli rendere conto magari dei loro sbagli, di riuscire a far rendere conto di perdonare il prossimo. Alla fine è come un Don Matteo dei supereroi: prima li trovano, poi li picchiano, poi li perdonano. È come Don Matteo. Poi il fatto che durante la serie si scoprono, solo negli ultimi episodi in realtà, si scoprono alcune cosette, perché sentite, veramente tutti dicono vabbè, il cattivo si vede solo palesemente, ma si vede che è il padre di Adrien, è palese che è il padre di Adrien. Quindi allora tu ti chiederesti: ma per quale motivo questo sta facendo tutto questo casino? Partiamo dal presupposto che nessuno sa dell'identità di nessun altro. Questo perché i Miraculous dicono rispettivamente ai padroni che nessuno deve sapere effettivamente la loro identità. Vuol dire che Marinette nessuno sa che lei è Miraculous Lady Bugs, Adrien nessuno sa che lui è Chat Noir, Papillon nessuno sa che è il signor Agrest, e rispettivamente nessuno sa l'identità di nessuno delle tre. Quindi è tutto un casino, perché sono dei rincoglioniti, si vede palesemente. Cioè non dico Papillon, perché effettivamente non si fa mai vedere in pubblico in un certo senso, ma porca miseria, sti due vanno pure a scuola insieme, vanno pure nella stessa classe insieme, lei è innamorata di lui se la ritrova praticamente sempre davanti. Come fai a essere così rincoglionito, figlio mio? Comunque sia, alla fine della serie, tipo l'ultimo episodio, si scopre che il padre di Adrien, il signor Agrest, ha una specie di armadio dove all'interno, era una cassaforte, insomma una cosa del genere, dove all'interno tiene la foto della madre morta, e poi si vede un piccolo cofanetto con dentro un pettinino che palesemente, cioè non, all'apparenza non sembrava niente. Questo finché la stagione non era finita, sempre in maniera aperta, perché Marinette trova un libro con dentro tutti i Miraculous e incontra ovviamente il classico saggio guru della Cina, che decide di raccontargli tutto questo. Ma ovviamente tutta questa cosa non succede, perché dobbiamo aspettare maggio, mi sembra, per l'uscita della seconda stagione. Dopo la fine della seconda stagione ci sono stati due episodi speciali che raccontano le origini, ossia come loro effettivamente sono diventati i possessori dei Miraculous, che fa vedere questo saggio che sceglie questi due ragazzi per il semplice fatto che lei tipo gli offre un cornetto, insomma gli dà aiuto per strada, lui cade e il ragazzo Adrien lo aiuta ad alzarsi. Che in quel momento io vorrei dire: mo va bene che la gente è cafona, mo va bene che
effettivamente è raro trovare qualcuno di effettivamente educato, soprattutto in giro che strada, ma a me personalmente sembra un criterio di giudizio un po' azzardato, per il semplice fatto che uno ti aiuta a alzarti mentre sei, quando sei caduto per strada, e tu gli dai un potere incredibile, che tra l'altro lo fa vestire con un'aderente tutina nera di pelle che lo fa diventare una cosa che è tutto un dire. E poi c'è la scena finale, quella dell'ombrello, ragazzi, andatevela a vedere, la scena dell'ombrello, penso che solo quella merita tutta la serie. Poi ovviamente, come ogni santa serie che si rispetti, non potevano mancare le teorie, perché è ovvio che che ci sono le teorie, cioè è automatico, è una serie, ci sono i fan, smadonnano, fanno teorie, tra le quali, ma questa più che una teoria è effettivamente un'affermazione, perché come avevo già detto, durante la serie si vedeva il padre di Adrienne che apriva un armadio e si vedeva questo pattinino con il pavone. Subito dopo, subito dopo la serie, hanno fatto questi due episodi speciali che raccontano le origini, e si vede il saggio che apre un cofanetto dove ci sono tutti i Miraculous e si vede che alcuni mancano. Di conseguenza si presuppone che i Miraculous siano già stati dati, tra cui quella della tartaruga, che c'era lui appunto il saggio, quella della farfalla, che c'era il papillon, e quella del pavone. Quindi ovviamente tu vai per esclusione e dici, beh, la madre di Adrienne aveva il Miraculous del pavone, è morta per un qualche motivo paranormale. Poi si spera che ci diranno più là durante la serie. Ma allora la domanda è, secondo voi, per quale motivo effettivamente Papillon sta facendo tutta questa cosa? Ora, questa è una teoria mia personale, non so, non è niente di appurato. Cioè, hanno detto che effettivamente esiste un miracolo del pavone che non si sa se lo faranno vedere nella seconda, addirittura nella terza stagione, perché a oggi sono state programmate 3 stagioni. A maggio uscirà la seconda, però non so la terza se uscirà subito dopo oppure l'anno prossimo, probabilmente, non ne ho idea. Perché poi, in tutto questo, la serie è stata comprata dalla Disney, quindi la Disney, prima che fa le cose, affittavo domani. All'interno di, appunto, di questi due episodi speciali, cioè, si vede per la prima volta effettivamente il Miraculous della farfalla, cioè il Miraculous di Papillon, che gli racconta che effettivamente il suo, per quanto forte, non è il Miraculous più forte, perché effettivamente i due più forti sono quelli della coccinella e del gatto nero. Questo perché in un certo senso rappresentano lo Ying e lo Yang, la fortuna e la sfortuna, e di conseguenza i due Miraculous messi insieme e usati, diciamo, contemporaneamente, danno un potere illimitato. Quindi personalmente la mia teoria è questa: il padre di Adrienne vuole avere questi due Miraculous per riportare in vita la madre. Non so per quale motivo io ho questa cosa. Secondo me vuole usare i due Miraculous per far risuscitare la madre, perché avendo un potere illimitato potrebbe fare pure questo in teoria. Però effettivamente, ovviamente, non aveva mai calcolato l'ipotesi che effettivamente si poteva trovare contro il figlio, come del resto il figlio non aveva mai calcolato che la sua Lady Bugs non era altro che la sua amica Marinetta. Quindi io prevedo che il finale più o meno sia questo, uno scontro epico tra i tre, che nemmeno, fermi tutti, perché ora che ci sto a pensare, hanno detto che nella seconda stagione si vedrà il Miraculous dell'ape, e ritornerà al Miraculous della volpe, perché nella prima stagione c'era stata Volpina, ma si faceva vedere che era solo un'impostora. E avevano già detto che nella seconda stagione ci sarebbe stato il ritorno di Volpina, quindi tutte automaticamente hanno pensato alla Volpina della prima stagione. E invece no, perché si dice, che sembra quasi effettivamente confermata come cosa, che in realtà la nuova Volpina sia Alias, cioè l'amica di Marinette. Come del resto il Miraculous della coccinella dell'ape sarà Chloe, che ovviamente è la bionda svampita bella di turno, che sarà un'altra, l'ennesima rincoglionita di turno che non si renderà conto che effettivamente una è la ragazza che non sopporta e l'altro è il ragazzo a cui va dietro per l'intera stagione. Una manica di rincoglioniti. Bene, poi penso, non so, che forse il Miraculous della tartaruga andrà a Nino, perché a sto punto, cioè, è rimasto l'unico torso, la rimane così, gli daranno un minimo di importanza pure a sto povero cristiano. E si ritroveranno tutti quanti contro Papillon, che non si stanno, forse non lo so in che motivo, insomma, fare in modo che Lady Bugs gli dia il suo Miraculous e lei glielo darà, e tutti scopriranno che è Marinette. Oh, che cosa incredibile! In quel momento Chat Noir, che ovviamente si sentirà in colpa, avrà avuto un'epifania, che dice, cazzo, questa è Marinette, è la mia amica, è la ragazza che amo, non si può sapere cos'è, affronterà direttamente Papillon, che in quel momento minimo scopre
che è il padre, e ci sarà un attimo di stand by perché in quel momento nessuno capirà più una mazza di niente. Anzi, forse proprio Papillon approfitta di quel momento di stand by per fregare l'anello a Chat Noir e avere in questo modo anche il Miraculous del gatto nero. In quel momento i due Miraculous si fonderanno, si creerà questa energia infinita e le opzioni sono due. Ci sono due opzioni. Io personalmente, quando faccio le mie teorie, quando faccio le mie fanfiction così, ho sempre, anche quando scrivo il mio libro, insomma quando faccio le cose, ho sempre questa cosa. La teoria è che è proprio una legge fisica, che a ogni azione c'è una reazione uguale e contraria. Non mi ricordo che legge è, ma ve lo giuro esiste. A ogni azione c'è una reazione uguale e contraria. Di conseguenza questa cosa può accadere anche con le storie, perché se ci pensate, ogni storia può avere minimo due finali. Per quanto comunque sia una storia, un racconto, una qualsiasi cosa abbia un finale, c'è sempre qualcuno che pensi che effettivamente ci poteva essere un finale alternativo, magari ricollegandosi al battito d'ali di una farfalla che batteva le ali in America e che quindi poteva creare uno tsunami in Giappone, che quindi poteva travolgere Godzilla che stava distruggendo Tokyo e cavolate così, no? Di conseguenza a questo punto i finali potrebbero essere due: quello buono tra virgolette e quello cattivo. Non mi spiego meglio. Quello buono sarebbe che effettivamente la madre ritorna in vita e finisce con il classico sì, tutti felici e contenti perché la madre ritorna in vita. Adrienne si rende conto dei sentimenti che ha per Marinette, perché in quel momento ha un'epifania, che ve lo giuro, se succede così, io Marinette gli direi di no, non è per niente. Lui per tutto quel tempo è andato dietro a Lady Bugs, lei ha sempre detto che Lady Bugs è la sua alter ego, quindi che tu mi vieni a dire io sono innamorato di te Marinette, ma stai a piangere, figlio mio, però è il mio modesto parere. L'altro finale invece potrebbe essere, che effettivamente potrebbe essere il più bello a mio giudizio, non è per niente, il per sempre felice e contenti è bello, però è scontato, è troppo scontato, quindi personalmente preferirei un finale del tipo che loro si rendono conto effettivamente che la cosa potrebbe funzionare, che la madre potrebbe essere riportata in vita, però Adrienne dice di no, perché giustamente dice la madre è morta e sarebbe una cosa, diciamo, innaturale, tra virgolette, riportarla in vita, andrebbe contro le leggi della natura, insomma una cosa del genere, una cosa, insomma, si oppone al fatto che la madre possa ritornare in vita. Il padre a tal punto si rende conto che effettivamente potrebbe essere vera come cosa, che dici, cavolo, stiamo a riportare in vita un morto, non è che stiamo a portare a spasso il cane. In quel momento cerca di distruggere tutto quanto, però non ci riesce, perché magari il potere è troppo grande, quindi il padre si sacrifica, lascia il suo Miraculous e si sacrifica. A quel punto pure là ci potrebbero essere due finali buoni, cioè un finale buono e uno cattivo, perché potrebbe essere che il padre muore, punto, fine della storia, oppure il padre muore e i due Miraculous della Coccinella e del Gatto Nero, cioè, vengono distrutti anche loro. Penso che se ci sia un finale del genere sarebbe stupendo, ma io scoppio a piangere, tanto. In ogni caso, in ogni finale, comunque sia, finirà sempre comunque che Marinette e Adrienne si renderanno conto dei sentimenti che hanno l'uno per l'altro e finirà con un bellissimo e romantico bacio con sfondo la Torre Eiffel illuminata di notte. Oh, che in confronto Moulin Rouge è una pippa. Però per ora ve l'ho detto, possiamo solo aspettare, perché come ho già detto, a maggio dovrebbe uscire la seconda stagione. Quindi, no, che poi esce in America la seconda stagione, perché c'è sempre questa cosa che esce in America la seconda stagione. No, nemmeno, esce in Francia la seconda stagione, perché la produzione comunque è francese. Quindi in Francia, ah no, se esce in Francia forse c'è la possibilità di averla per un tempo decente, perché se esce in Francia forse verso metà maggio, massimo inizio giugno, ce l'abbiamo sottotitolata. E no, per la traduzione affitta Momo, cioè se aspettate che la doppiamo veramente, se hanno fatto tutto nel mentre. Però intanto già il sottotitolo si può fare. Se lo cercate esistono le pagine su Facebook, esiste la pagina su Facebook che non mi ricordo come si chiama, però vabbè esiste, che comunque carica gli episodi con il sottotitolo, quindi dobbiamo solo aspettare. Che poi tra l'altro una riflessione, ma per quale motivo in Italia non ha avuto praticamente successo sta serie? Non è per niente, io me ne rendo conto alle fiere, se ne vedono veramente pochissimi e si trovano pure online pochissimi gadget, che tu dici vabbè alle fiere si trova poca roba così. Magari in Italia ha avuto poco successo, come del resto anche Gravity Falls ha avuto poco successo, eppure quella serie è bellissima.
anche, non lo so, Leggenda di Korra ha avuto relativamente poco successo in Italia, eppure quella serie è spettacolare, però, cioè, si trova proprio poca roba, l'hanno poco pubblicizzata sta cosa, il che è strano, perché generalmente la Disney sbomballa l'anima con la pubblicità con le serie nuove. Boh, raga, non lo so, ma perché ha avuto poco successo? È stupenda come serie. Vabbè ragazzi, come al solito solo il tempo ci potrà dare le risposte che troviamo. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace e condividete. Iscrivetevi anche sia a questo che all'altro canale, come ricordo tutti è The Para Dragoness. Seguitemi anche sui social network, tra cui Facebook, Instagram, DeviantArt, WeArtIt e Tumblr. Vi ringrazio vivamente di aver visto il video e ci vediamo la prossima volta. Mua!